Siamo con Max Pezzale alla Feltrinelle di Firenze per presentare il suo nuovo libro I cowboy non mollano mai. Questo è un momento d'oro per Max perché appunto un tour che ancora deve partire è già esaurito, un libro appena uscito, un disco di platino. Dove vuoi arrivare, Max? Ma non lo so, io insomma sono già contento così, sono stati dei risultati meravigliosi, è stato un anno splendido, quindi insomma andiamo avanti su quest'onda cercando di appunto raccontare un po' in giro questo libro al quale tengo particolarmente. Un libro che grazie a ISBN Edizioni ho avuto modo di fare, perché bisognava anche avere coraggio per pensarlo tra virgolette, e poi partiremo con la tournée e lì poi è il momento del contatto col pubblico. Ecco, ricordiamo che a Firenze sarà il 30 novembre, anche se ahimè è già tutto esaurito, quindi i fan ti aspettano. Mi incuriosiva invece questa cosa, questa collaborazione con Paolino Ruffini, tuo singolo Ragazzo Inadeguato è stato scelto per il suo film. Com'è nata la collaborazione con il nostro toscanaccio? Ma la cosa strana è che Paolino ha ascoltato la canzone, ma prima, senza che ci fosse un contatto tra di noi ci conosciamo veramente da anni, grazie anche a Colorado, insomma ci siamo visti in diverse occasioni, però in pratica lui aveva già fatto il film, aveva già pensato, stava girando e ha detto: porco Giuda, questa qua è la canzone perfetta perché il protagonista di fatto ha una storia simile, insomma è un inadeguato assoluto, quindi ci siamo sentiti, dice: ma se ti va se lo metto nel film? Porco Giuda, molto molto volentieri, perché comunque fa sempre piacere a chi scrive le canzoni insomma avere la possibilità di associarle a delle immagini di un film. E quindi insomma è nata questa cosa, ho chiesto a loro se avessero voluto partecipare al videoclip della canzone, sono stati molto contenti ed è venuta una cosa molto molto divertente. Il film di Paolino Ruffini, Fuga di cervelli, secondo me è veramente spettacolare, perché ho visto alcuni pezzi, alcuni spezzoni insomma, che mi ha fatto vedere Paolino, ed è secondo me una delle cose che fanno più ridere degli ultimi anni italiane.